Ciao, sono Susanna, sono la coordinatrice del Centro Giovani Pianoro Factory. Sono al Pianoro Factory dal 2006, da quando ha aperto. Questo spazio è stato costruito dal nulla. Questo centro è stato voluto fortemente da un gruppo di ragazze del territorio che insieme all'amministrazione comunale ha concertato per la sua costruzione e la definizione degli spazi, e con i finanziamenti legge regionale 14 riusciamo ogni anno a sviluppare nuove progettualità che siano in rete tra i vari soggetti. Ciao, io sono Antonio, ho 33 anni e ero tra i ragazzi che insieme a Susanna andavano in comune per creare questo progetto nuovo che a Pianoro non esisteva. C'era un gruppo numeroso di ragazzi, veniva qui regolarmente, a volte ci aspettavano addirittura fuori, se capitava che fossimo in ritardo addirittura ci chiamavano perché avevano bisogno che il centro aprisse, e ho iniziato questa avventura lavorativa all'interno del centro, che poi si è prolungata e si sta ancora prolungando fino ad oggi. La scelta del nome Pianoro Factory è stata in realtà dettata da un'indecisione del gruppo dei ragazzi che parteciparono alla costruzione del centro giovanile. Non si riusciva a decidere il nome. Uno degli operatori di allora quel giorno aveva una maglietta della Factory di Andy Warhol e automaticamente ci è venuto spontaneo essere tutti d'accordo sul fatto che si sarebbe chiamato Pianoro Factory. Quindi con l'avvento del Covid ci connettavamo tutti i giorni, 2 ore al giorno, e poi davamo anche delle finestre dopo di possibilità di dialogo, intrattenimento, gioco. Ha fatto sì che si creasse un legame molto forte con i ragazzi e con i loro genitori. Pianoro cresce con la Factory e la Factory cresce con Pianoro.